Allora, i pensieri per te oggi da parte della persona che ti interessa, estremamente preciso, lettura dei tarocchi dell'amore. Allora, quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Quindi scegli o Buddha o piramide o stele. E vediamo quali sono i pensieri per te oggi da parte della persona che ti interessa. Bene, togliamo la stele, togliamo la piramide e partiamo dal Buddha, perché ho scelto il Buddha. Partiamo dagli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo quali sono i suoi pensieri per te oggi. Vediamo quali sono i suoi pensieri per te oggi. Mescoliamo le carte. Vediamo quali sono i suoi pensieri per te oggi. Mescoliamo le carte. Tagliamo e andiamo a vedere. Cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi da parte della persona che ti interessa? Beh, diciamo che sono pensieri positivi, non totalmente però, diciamo che ti reputa una persona interessante, ti reputa abbastanza interessante, mettiamoci la parola abbastanza perché ti reputa una persona abbastanza solare. E soprattutto ha pensieri pratici, pragmatici. Legati proprio alla praticità, non tanto all'emotività, quindi ha il suo interesse nei tuoi confronti è più un interesse materiale, diciamo così, per quello che si può ottenere con pensare, che possa essere materiale, insomma. E poi ha anche una valenza spirituale, ma un po' più subdola, perché, come dire, il Papa di fatto canta messa con tutti, per cui potrebbe anche non essere simbolo un po' di infedeltà, non essere totalmente fedele, diciamo così, per quanto riguarda. Ma vediamo di approfondire con i tarocchi Zen di Osho, vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho, mescoliamo e quali sono i suoi pensieri per te oggi, cioè i pensieri per te oggi della persona, da parte della persona che ti interessa. Ti ricordo che la validità è sempre da quando viene visto un video, mai da quando viene fatto, perché l'evento sincronico, quindi è quello, quindi sempre da quando viene visto. Tagliamo e vediamo cosa ci dicono in più i tarocchi Zen di Osho. Allora, c'è una certa chiusura da parte di questa persona, cioè non è completamente aperta nei tuoi confronti, insomma. Però tu gli riempi comunque la vita, lui è chiuso, ma tu gli riempi la vita. Quindi questo è anche importante, anche se ti vede come un essere ordinato, tra virgolette, come una routine, insomma, non gli dai emozioni, e questo veniva fuori anche dall'altra carta, quella legata alla materialità, non gli dai emozioni, quindi non è che è innamorato di te. Sì, certo, ha un qualcosa, ma vediamo di approfondire con gli oracoli dei registri akashici. Vediamo di approfondire utilizzando gli oracoli dei registri akashici e vediamo cosa viene fuori anche con gli oracoli dei registri akashici, cosa ci possono dare in più. Gli oracoli dei registri akashici, quindi tagliamo e vediamo cosa ci dicono in più gli oracoli dei registri akashici. Devi imparare ad ascoltare di più te stesso, se vuoi capire quali sono le cose,
cerca di percepire col cuore questa persona, perché qualcosa comunque c'è, diciamo, e tieni presente che devi mettere ordine nella tua vita. Questi sono i consigli. Bene, quindi diciamo che ha dei pensieri, fondamentalmente come riassunto, pensieri molto materiali, non è innamorato di te, però interagisce, insomma, devi spingerlo un po' ad aprirsi di più. Se lo spingerà ad aprirsi, le cose potrebbero anche migliorare un po' da questo punto di vista. Bene, facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide, perché ha scelto la piramide e rimettiamo le carte, quindi ricordo i pensieri per te oggi da parte della persona che ti interessa, estremamente precisa lettura dei tarocchi dell'amore. Ricordo che le letture sono valide quando vengono viste, non quando vengono fatte. Questo è importante perché che tu capisca questo. È fondamentale, fondamentale. Quindi mescoliamo le carte e vediamo, partiamo ovviamente dagli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo quali sono i suoi pensieri per te oggi. Tagliamo, giriamo e andiamo a vedere quali sono i suoi pensieri per te oggi. Diciamo che sono pensieri che riguardano anche un futuro non proprio completamente certo, però nei tuoi confronti. Di nuovo il Papa, quindi fondamentalmente una persona che potrebbe essere infedele, anche se una persona autorevole, e sta provando un po' di fastidio però nei tuoi confronti, cioè sei un po' irritante, gli genera un po' di tensione, quindi sono anche pensieri un po' tensiogeni da questo punto di vista. Cerchiamo di approfondire con i tarocchi Zen di Osho, approfondire un attimino, vediamo un attimino che cosa c'è di più. Sicuramente non è, diciamo, una persona che è completamente, come dire, c'è un po' di rabbia, diciamo un po' di tensione, ma vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo. Sì, è una persona che aveva perlomeno un sogno, ha un sogno d'amore, probabilmente non sei tu quel sogno, però adesso andiamo a vedere. È una persona molto ribelle che vuole uscire fuori dagli schemi è un po' opulenta, diciamo così, un po' macilenta. Sì, abbondanza, ha delle cose, ma molto, molto materiali. Quindi ha abdicato un po' al sogno per la materialità. Vediamo gli oracoli dei registri akashici. Che informazioni ulteriori ci possono dare gli oracoli dei registri akashici? Vediamo un'informazione ulteriore degli oracoli dei registri akashici. Tagliamo e andiamo un po' a vedere che ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Ci può essere un'ottima amicizia con questa persona, però ho un'amicizia, una relazione, ma fondata un patto, diciamo, un negoziato. Ci deve essere qualcosa di pratico, diciamo. Cerca di capire questo, cerca di approfondire un attimino perché è una partita a scacchi. Tu sei guidata, hai degli intuiti, segui però il tuo intuito perché ti sarà molto utile per venire fuori. Quindi una persona che da questo punto di vista vede tutto da un punto di vista molto logico-razionale, non si lascia andare tanto anche in questo caso all'emotività. Bene. Ma vediamo a chi ha scelto la stele. Intanto rimettiamo, ricordo che le letture sono valide nel momento in cui vengono viste, non nel momento in cui vengono fatte, e vediamo i pensieri per te oggi da parte della persona che ti interessa, una lettura estremamente accurata dei tarocchi dell'amore. Allora,
Rimettiamo le carte, quindi perché ha scelto la stele, i suoi pensieri per te oggi da parte della persona che ti interessa. Quindi partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi, mescoliamo le carte e vediamo cosa viene fuori. Mescoliamo, tagliamo e andiamo a vedere. Cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi? Beh, dunque, i pensieri sono legati molto all'emotività, un po' lunari, un po', però sono pensieri di forza, pensieri di un collegamento molto potente. La papessa è un collegamento molto forte, anche se questo collegamento andrà a interrompersi, ci sarà una rottura, questa persona ti lascerà. Cioè, nonostante questo collegamento emotivo molto forte, c'è qualche cosa che non va in questa cosa, preparati ad un abbandono anche rapido. Il che ti porterà però a trovare un'altra persona, e questo è fondamentale. Dalla rottura o un'altra persona, o inizierà con questa persona una relazione completamente nuova. Quindi devi passare attraverso le forche caudine dell'abbandono e della rottura della relazione. Cerchiamo di approfondire un attimino con gli oracoli, con i tarocchi Zen di Osho, se ci dicono qualcosa in più, mescoliamo. Allora, vediamo gli oracoli, cioè i tarocchi Zen di Osho, mescoliamo, tagliamo e vediamo un attimino che ci dicono questi tarocchi Zen. Beh, comunque devi togliere davanti un fardello, un gravame, quindi lo dice, la rottura è fondamentale. Probabilmente sarà con un'altra persona, poi l'inizio, perché qua ti tiene in gabbia, quindi è una persona anche abbastanza utilitaristica, non ti vede sicuramente come una persona importante nella sua vita, quindi la rottura, però, da questa rottura nascerà una nuova relazione, una relazione questa volta importante, che porterà a una relazione di coppia stabile. Quindi, questa persona potrebbe essere un amore traghetto, quella persona che ti interessa adesso. Tagliamo, vediamo gli oracoli dei registri akashici, che informazioni ulteriori ci danno gli oracoli dei registri akashici. Beh, ti dice che anche qua devi mettere ordine nella tua vita. La persona con la quale sei interagito è una persona torbida, nascosta, nasconde qualche cosa, quindi non è una persona sincera nei tuoi confronti. E se tu metterai il cuore, andrai oltre e troverai sicuramente un'altra persona. Quindi questa relazione è destinata a finire, è anche abbastanza breve. Ma per poter iniziare con un'altra storia che ti porterà molto di più nella vita e ti darà molti più benefici. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo anche di seguirmi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e su TikTok.